La Repubblica del 5 agosto 2008 dedica, la Repubblica di Palermo dedica un articolo ad Antonio Canepa in prima pagina, è un paginone a pagina 11 dello stesso giornale. L'articolo è firmato da Francesco Renda, il presidente dell'Istituto Gramsci siciliano, ormai in pensione, nonché professore universitario all'Università di Palermo, Francesco Renda, che quel giorno del 1º maggio del 1947 doveva andare a parlare a Portella della Ginestra ai contadini che si erano là riuniti per andare ad occupare le terre. Quel giorno, come sappiamo, ci fu una strage, una mitragliatrice sparò all'impazzata sopra i contadini e Renda non arrivò per fare il comizio perché poi spiegò aveva forato la gomma della motocicletta con cui si stava avvicinando a Portella. Adesso Francesco Renda, dopo tanti anni, ci dedica un bell'articolo a questo indipendentismo. Dedica un bell'articolo a questo indipendentismo e parla proprio di Antonio Canepa, il fondatore dell'EVIS, il professore dell'Università di Catania che, dopo aver fatto saltare l'aeroporto tedesco di Gerbini, dopo aver fatto un tentativo di colpo di Stato alcuni anni prima, questo a San Marino, eccolo liberare la città di Firenze insieme al comando di un battaglione di partigiani e consegnare la città, addirittura Pertini consegna le chiavi della città e torna in Sicilia per liberare la Sicilia e per dargli l'indipendenza. E per questo al momento dell'incontro con Finocchiare Aprile, dopo la strage del 19 ottobre del 1944, decide di fondare l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia. Tutto questo, Francesco Renda lo sintetizza in un errore del professore Canepa, il quale, secondo Francesco Renda, doveva continuare la sua attività di politico, ma anche di parente di personaggi importanti perché era imparentato alla famiglia Pecoraro di Palermo e poi in seguito la stessa famiglia Pecoraro acquisì la parentela con il ministro Restivo, quello che mise in funzione la celere di Scelba contro gli operai di Avola. Il nostro Francesco Renda ci vuol dire che Canepa poteva diventare un grande uomo politico per la Sicilia se avesse continuato sulla strada delle parentele, delle amicizie e non si fosse messo in testa di fare il guerrigliero, il comandante guerrigliero. Francesco Renda non può confondere le idee di Antonio Canepa progressiste con quelle di Restivo, che alla fine era un amico del popolo siciliano come lo era Scelba. E quindi non ci può raccontare queste fantasticherie di future grandi prospettive politiche, quando invece Canepa aveva fatto una scelta onesta e coraggiosa perché sapeva che l'unico modo per ottenere qualcosa era fare la guerra di liberazione, cioè una battaglia contro l'occupazione militare straniera, contro i soldati occupanti, siano essi italiani, americani o inglesi. Canepa morì e per questo abbiamo ottenuto lo statuto d'autonomia. Se Canepa si fosse messo a fare il politico, sicuramente non avremmo avuto neanche lo statuto d'autonomia e neanche l'indipendenza fra qualche anno.